quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bethsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. La valigia dei miei peccati, ma insieme
anzi di quando, ma insieme la valigia dei meriti di Cristo, della grazia di Cristo, dell'alleanza di Cristo, del suo perdono. E poi, pensando a Fra Gabriele, a me veniva di entrare un attimo nella seconda lettura, dalla lettera agli Ebrei, perché qui dice che l'immagine sponsale dell'alleanza fra l'uomo e la donna ce n'è un'altra, altrettanto cara, altrettanto chiara, efficace, vissuta da ciascuno di noi. Figlio. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, essendo figlio per il suo pieno abbandono, imparò l'obbedienza. E sapete, ascoltando questo testo, ho pensato a lui, Fra Gabriele, perché lui è figlio, figlio come Gesù, come Cristo Gesù, e durante tutti gli anni della sua vita, nella semplicità di una cerca, che non è semplicità, nella semplicità, nella radicalità evangelica, che lo contraddistingue, nella serenità evangelica, che ha contraddistinto il suo camminare, non sulle nuvole, ma per terra, negli impegni quotidiani, tutte le vicende della sua vita. Sempre ho visto in lui, e lo continuiamo a vedere, questa grazia, questo sentirsi, questo essere figlio. Figlio pienamente abbandonato. È da qui che nasce la serenità. È da qui che nasce l'espressione a lui cara: finché il Signore mi lascia, mi sto. Finché il Signore mi lascia mangiare, io direi quasi con un altro verbo, sponcellare, giorno per giorno, un pezzettino di pane di questa vita, nel pieno abbandono, nell'obbedienza, giorno dopo giorno e nella preghiera. Auguriamo a Fra Gabriele di continuare a bruciare con parsimonia la vita. No, non è la valizia, con parsimonia, senza sprechi, senza affanni, dandoci questa straordinaria testimonianza di figlio, figlio di Dio a 101 anni. Don Paolo, ieri sera salutando, ha detto: vedo in te il volto bello di consenso. Vedo in te il volto bello dei cristiani, dei figli di Dio, in mezzo a noi. E se non mi attacco, vorrei chiedere al figlio prodigo, padre Fabio, figlio amato, ogni tanto si perde nei suoi cammini, amato, ecco, gli chiedo una cosa semplicissima, per chiudere anche con un ricordo personale, lui che ne ha sicuramente di più di me e di tanti di voi. Chi è stato Fra Gabriele per te nella tua vita qui a Consente? Due minuti mi ha detto, non sa che ho imparato a stringere. Scusa, dico solo una cosa velocissima. Oggi è il 22 di marzo, un anno fa Fra Gabriele si fratturava il femore.
Vabbè, intanto c'è il traduttore vicino che gli dice cosa sta dicendo. Allora, sulla mia esperienza, che cosa è per me Fra Gabriele? Ecco, dico così, mi viene da dire un papà e un fratello. Allora, papà dal punto di vista dell'umanità. Perché? Perché mi viene così, me lo immagino sempre come è stato con me e con gli altri padri che lui ha sempre un po' custodito, che cioè quando arriviamo, quando ci spostiamo, affettuoso. Mi ha sempre dato questa sensazione molto bella di sentirmi accolto, accettato, proprio come l'immagine del padre misericordioso, del figlio al proprio. E l'altra immagine, ecco così che mi viene da dire, l'immagine, cioè mi sono sentito e mi sento fratello. Fratello in che senso? Proprio dal punto di vista cristiano, perché sia Giuseppe Boaro ci ha chiamati a stare insieme. In questi anni, con la diversità di età, con diversità di energia, con diversità di mentalità, e essere così diversi, sento che è stata una ricchezza per lui, la mia presenza, e per me la sua. Solo per dire una cosa concreta e chiudo, come canossiani mi è sempre piaciuto il richiamo Fra Gabriele ad essere presenti giù in cortile. Dove vai adesso? Ma devo incontrare, devo fare una riunione. E in cortile chi che sta? Sì, bisogna stare in cortile. La presenza con i ragazzi, ecco, questo ho sentito proprio la condivisione dell'essere chiamati a un'unica vocazione, cioè a stare con i ragazzi. Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto dolce. Spezza le catene delle distorsioni e dei rancori. Fa che tra i popoli trovino accoglienza le ragioni della tolleranza, del dialogo, del rispetto reciproco. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, ti affidiamo queste coppie di fidanzati perché, riconoscenti per il dono e la bellezza dell'amore che stanno vivendo, si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci. Perché il cammino della tua Chiesa nel mondo orienti l'umanità.
l'umanità intera verso la pienezza della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
alzando anche fisicamente l'invito alle nostre braccia, diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato. Sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi ora un segno di pace. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive in Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Sediamo un attimo. Piacerà come parenti, ma è un ulteriore pensiero per il compleanno dello zio. E siamo qui come tutti gli altri anni con voi per fare questa grande festa. In un altro compleanno sotto i 100 e abbiamo ringraziato il zio Peppino dicendo che se si educa molto con quello che si dice, molto di più con quello che si fa, ma ancora di più con quello che si è, allora abbiamo tutti noi parenti, ma anche voi di Monsalvo, ha avuto un grande privilegio educativo. Non mi piace ripetermi, però c'è la fortuna di avere uno zio per cui c'è tanto da ringraziare, quindi si riesce anche a variare. Allora, adesso che il numero di compleanno è superato i 100, ci sentiamo di esprimere il grazie anche per l'esempio della longevità. E zio, guarda che noi ci facciamo un grosso vanto e con il tuo stesso DNA. Però pensiamo non sia solo questo, cioè nel ringraziare per l'esempio della longevità dello zio, ci riferiamo alla condotta di vita che probabilmente è la vera ricetta che lo ha portato ad avere a questa età lo spirito che ha e la salute fisica e mentale che ha. E questo probabilmente è frutto di un equilibrio di vita e di un'armonia col mondo che lo circonda,
di cui dobbiamo fare tesoro nell'affrontare i giorni, quelli più facili e quelli più difficili che inevitabilmente affrontiamo nella nostra vita. L'augurio quindi è che ci siano ancora tanti compleanni in cui ringraziare lo zio per le varie cose che ci ha insegnato, potendo variare, e che noi tutti abbiamo la capacità e la responsabilità di fare tesoro di tutti questi esempi che preziosi lo zio ha saputo donarci. Auguroni ancora. Non fate altro che
ricordarmi lassù. Grazie tutta la parrocchia, in modo particolare i miei nipoti, la mia parentela che si preoccupa di me, povero. Grazie a tutta la comunità, grazie a tutto. Grazie, grazie. Fratello, cantori e cantori, organisti. Buona domenica. Grazie. Continuiamo questa domenica, tanti di noi anche a pranzo, chi con i fidanzati, chi tutti quanti insieme con i parenti, il patronato. Grazie a tutti quelli che hanno aiutato, collaborato in questa celebrazione. Nella gioia del Signore andate in pace. Thank you.
vacca. No, 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 Don Daniele, Don Daniele. Sì, 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 sì. Don Daniele, qua, Don Daniele. Sono venuto volentieri proprio a festeggiare a Gabriele e torno sempre volentieri perché questa è la mia casa, ho la mia casa, qua il Corsese, e ci lega anche una bella amicizia con Don Luciano, con i padri. Da questa chiesetta è nata la mia vocazione, quindi trovo questa chiesetta del patronato, è stato lì che il Signore mi ha chiamato. Quindi torno sempre volentieri alle mie origini, però questa vita lunga noi non ci arriveremo a 100 anni, 101 anni, però è un segno di benedizione del Signore in lunghi anni, quindi che il Signore mi custodisca a fare la mia. Padre Fabio, perché penso che non siamo... con padre Fabio siamo diventati diaconi e preti nello stesso anno, quindi nel 1984 lui diventava a Verona, no? A Verona, e io vado, però siamo stati un anno di diaconato qui a Teresina. Grazie Don Luciano, grazie padre Fabio, grazie a tutti i confratelli e a tutti i confratelli qui a vicino, a tutte le persone che sono vicini in modo particolare. Voi giovani specialmente, guardate a noi poveri anziani, grazie di tutto, grazie di tutto, grazie. Corrida dois.